Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Gueltaleale. Eccoci qui con MotoGP 13. Riprendiamo qui con MotoGP Magazine che ci presenta il tracciato di Brno, dove andremo a correre appunto il prossimo GP. Riprendiamo dopo una vittoria di Indianapolis, una serie di vittorie perché è stata una terza vittoria, quindi abbiamo fatto una tripletta di vittorie. E vabbè, proviamo anche qui a Brno. Come detto, difficoltà per adesso lascio a difficile. Poi vediamo se il mondiale prosegue bene, proveremo magari a mettere difficoltà reale, e visto che gli ultimi GP stanno andando piuttosto bene, poi magari quando andremo in MotoGP, calcolando che lì sicuramente inizieremo con una scuderia un po' farlocca, sempre se ci daranno un contratto per l'anno prossimo, ma penso di sì, dai, anche se ci rimangeremo tutto di questa Moto2, però. Magari una motina ce la daranno, lì forse converrà. A parte che faremo dei danni clamorosi, visto che lì, per quanto ci daranno una motina, comunque un attimo di potenza pura. Buongiorno, buongiorno da Ecco, Brno. pioggia. Mancano solo pochi minuti e vedremo le prime moto scendere in pista per dare inizio al tradizionale turno di qualifica. Ok, La situazione meteo pare in rapido miglioramento, ma la io. Ecco. pioggia che è caduta fino a poco fa ci ha lasciato un tracciato in condizioni di bagnato totale. Perfetto, proprio. Navighiamo con la nostra Italtrans. Scendi in pista, vai. Da notare che comunque non abbiamo mai dovuto fare assetti per questa moto, eh. Si comporta, cioè mi ci trovo bene. Si comporta piuttosto bene. Oh, ecco. Partiamo subito così. Si adatta molto alla nostra guida estrema, cazzo. Oh. Cattiva e sportiveggiante. Adesso ci vorrà un po' per studiare il tracciato, perché giustamente i primi primi giri sono un po' di studio delle varie curve, cambi di direzione, dove possiamo osare di più e dove conviene non fare cagate. Oh, occhio che qua ci stanno dei dossi clamorosi all'interno curva. Merda, merda, ho rialzato troppo presto. Vabbè. Curve pericolosissime. Ormai andiamo sempre con la lucetta accesa dietro. Becchiamo bagnato sull'Indianapolis, ci è andata bene negli ultimi GP dove ho beccato pista asciutta, però per il resto stiamo beccando molti GP bagnati, quindi dobbiamo prestare molta attenzione a queste curve fatte proprio sul cordolo, oltre sull'erba sintetica, ma va bene. Occhio qua, occhio qua, occhio qua, che merda. Ok, perfetto, là bisogna stare una puntina attenti. Questo non è affatto facile di tracciato, anche perché comunque poi è piuttosto lungo, quindi sai che per ricordarmi tutte le curve ci vorranno un po' di giri, magari faremo le qualifiche un po' più lunghe, però come vedete adesso ci sto tra virgolette puntando un po' di più alla qualifica, perché giustamente se poi ci ritroviamo nel gruppo con il fatto che loro facciano delle traiettorie proprio random, mi dà fastidio il fatto che mi vengano a tamponare, quindi magari preferisco fare qualche giro in più di qualifica, così approfittiamo sia per vedere se ci sono da fare modifiche alla moto, che comunque. Oh, guarda che figo lì. Che comunque, dicevo, per adesso non è stato necessario. Perché vedete, poi vi. Porca puttana, vi rompono le palle questi perché si vanno ad incrociare le traiettorie loro con le nostre. Che loro c'hanno una traiettoria di merda, non peraltro.
Guarda che rincoglioniti. Ah, ma quindi non vedono neanche gli altri tra di loro. Proprio si buttano random. Vabbè, però hai fatto bene. Mi stava da fastidio pure a me, Pasini. Non mi spiace. Non mi dammo una pure a me che ti spezzo le ginocchia, te lo dico. Non so cosa stavo dicendo comunque. Ecco qua, fine di trovare. Faccio qualche giro in più per imparare un po' la pista, per cercare di fare un giro migliore, per trovare il feeling con la moto e con l'asfalto, soprattutto quando è bagnato. E il problema è che con piste del genere, che sono molto lunghe, e guardalo, cioè proprio se appena stavo un po' più dentro in curva mi avrebbe ucciso proprio. Quindi diciamo che questa cosa non l'hanno fissata, per questo preferisco fare un po' più di qualifica, magari cercando di guadagnare una posizione migliore per la partenza, perché se rimaniamo incastonati in mezzo al gruppo moriamo. A parte nel un paio di Gran Premio fa dove abbiamo fatto quella partenza da 14esimo, poi siamo fatti un primo giro da panico proprio, però la botta di fortuna una volta capita, anche perché lì si tratta anche un po' di fortuna, ma proprio fortuna nel non essere investiti. Farne almeno un altro di giro, perché la pista in realtà non l'ho ancora, cioè nell'ultimo giro non mi sono concentrato sulla pista, in realtà dovevo cercare di evitare sti fili di troia. Guarda, guarda. Oppela. Ah cazzo, la gomma posteriore è morta. Cioè non è durata neanche tre giri. Quindi in gara saranno veramente cazzi. Perfetto. Cioè non c'è rimasto proprio niente alla gomma posteriore. A livello di figlio di troia. Sì, vabbè, stiamo derapando un po' troppo, ma il problema, come detto, è anche loro che stanno in mezzo ai coglioni. Oh, ok, ho tagliato un po'. Vabbè, dai, facciamo questo giro, ci accontentiamo nel caso. Daremo spettacolo in gara, dai. Oh. No, non è andata benissimo, devo dire, ma vabbè, come detto, a parte questi che ci tampinano destra e sinistra, là. Oh, ha ormai slitta proprio di su anche da dritti, vabbè. Giustamente la gomma non c'è più. Vabbè, teniamoci questo, dai, non fa niente. Andiamo ai box, facciamoci questa gara magari un po' in rimonta. Dai, così rendiamo il campionato un po' più vivo. La tua moto ha subito dei danni e riparala, dai. Sempre 2 minuti, cioè i danni sono pochi, leggeri. Sarà uguale anche in gara, perfetto. Quindi bagnato per terra. Cazzo, dove siamo scesi? 11esimi, maledizione. Guarda gli spagnoli. Tutti motociclismo. Redding è primo. Redding che si riprende dopo la caduta fortuita, ricordo, fortuita, nel GP di Indianapolis. Ha avuto un mancamento, se non ricordo male, un calo di zuccheri che l'ha portato a decollare. Dettagli. Vabbè, cerchiamo di rimontare un po'. Dobbiamo recuperare 11-10 posizioni. Cioè, più che altro dobbiamo cercare di non farci investire e non farci condizionare troppo dalle traiettorie altrui, anche se... Saluto a tutti i telespettatori da Guido Meda, ci troviamo addirittura felicissimo. Tappa del moto mondiale per la diretta. Anche se sarà difficile. Della Repubblica Ceca, classe Moto 2. Come potete vedere voi stessi dalle immagini, al momento il cielo è sereno, ma sulla pista è comunque presente uno spesso strato di acqua che darà parecchi problemi ai piloti. Beh, direi proprio di sì. Vabbè.
Dicevo, sarà un po' difficile cercare di non farsi influenzare dalle traiettorie altrui, perché poi comunque devi un po' modificare la tua stessa traiettoria per evitare di incrociarti con quelli e di andarci a sbattere. In una pista come questa, dove guardate le curve, cioè proprio c'ha tutti i curvoni destra, sinistra, destra, sinistra, è quasi improponibile una cosa del genere. Comunque, vabbè, noi cercheremo di dare il nostro meglio. Faccio la curva proprio larga in modo tale che almeno non mi tamponano, poi se riesco a buttarmi dentro sfruttando il cordolo è bene, se no cerchiamo di fare qualcosa. Oh, a bomba proprio l'abbiamo fatta sta curva, proprio più largo possibile, sgommata, si tampona io, arca troia. Questa è la difficoltà quando ci sono. Vabbè, se mi tamponate però. No, vabbè, siete figli di puttana. Cioè, siete proprio figli di puttana. Oh, vabbè, ho tamponato pure io, però come detto loro non cadono mai. A meno che non li disarcioni non cascano neanche morti questi. Mi si butta dentro, io devo cercare di fare la cura. Perfetto, così. Qua bomba, ah bomba. Ok, spargarò. No, 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 merda, ho sbagliato. Oh, ho sbagliato io, mi sono buttato troppo all'interno e sono andato a finire sull'erba. Cerchiamo di riprenderla prima, qua. Così mi evito. Oddio. Ecco, il problema della mia traiettoria contro la loro è il fatto che io poi devo tagliare dall'esterno all'interno e quindi. Oppela. E quindi rischio di ritrovarmi sotto le ruote qualcuno. Vabbè. Il problema non è se mi ritrovo qualcuno sotto le ruote, il problema è se mi fa cadere. Sta pista veramente la gomma. Mamma mia, qua abbiamo fatto un sorpasso da panico, cioè all'esterno in derapata. Quello è veramente un sorpasso da paura. Adesso l'obiettivo è andarcene, via. Mettere più metri possibili tra noi e il secondo. No, sta pista comunque, mamma mia. La moto te la fa andare in derapata. Moto clamorosa, ecco perché non durano neanche 3 giri le gomme. Vabbè, dai, per adesso. Cerchiamo di mantenere la nostra prima posizione, soprattutto con un buon distacco. Magari sfruttiamo la traiettoria asciutta, anche se comunque montiamo delle gomme da. Oh. No! C'ha la troia di Eva. Vabbè, siamo ritornati ad utilizzare milioni di flashback, cazzo. Vabbè. Tra virgolette ci può stare, tra virgolette. Avrei preferito non utilizzarne, però. Fatto qualche errore un po' grossolano, soprattutto l'ultimo qua. Vabbè, uno va là, prova a decollare, cioè l'obiettivo è quello, essere sempre sportiveggianti. Poi uno spera che non succedano dei danni. Piano, maledizione. 3 secondi e 5, ottimo, stiamo pian piano guadagnando. Nonostante diversi errori, una guida non proprio pulita e soprattutto stiamo guidando su di traverso quasi. Infatti la gomma posteriore ne sta risentendo parecchio, è quasi morta. Morirà nel prossimo giro, ma tanto è da buttare. Non è che ce le vogliamo riportare a casa le gomme, quindi sti cazzi. Cioè, all'inizio erano tanto combattivi quei bastardi, e mo si stanno a fare la gita in campagna, com'è? Non parliamo troppo presto, magari adesso ci sfrecciano di lato. Vero. Vabbè, meglio per noi. Non riescono a mantenere il nostro ritmo.
Oh, dove cazzo vai? Oddio, in realtà adesso il problema è stato che, come vi dicevo, il problema è che non si sente tantissimo nella vibrazione il fatto che si stia perdendo il controllo, quanto più nell'audio, quando c'è quasi silenzio nel motore della moto. Vediamo se lo riusciamo. Sentite, quando è così si sta perdendo il controllo, quindi a volte capita che magari mi ritrovo a parlare in fasi del genere, quindi non mi accorgo che sto perdendo il controllo della moto. Sì, dovevano aumentare un po' il feedback della vibrazione in quelle fasi, perché è troppo simile a quello, cioè, a parte che è molto leggero. Però in quei casi ti aiuta, così come in giochi di auto dove se blocchi le ruote si sente dalla vibrazione, così come se stai slittando. Qui c'è, quando stai slittando sì, è abbastanza fedele, tra virgolette, come vibrazione te ne accorgi che stai perdendo il grip in fase di accelerazione. In frenata però no, non ti accorgi di una ceppa, quindi più una questione audio. Occhio qua che se prendiamo sto coso succede un macello, visto che abbiamo già utilizzato, siamo tornati a utilizzare un po' troppi flashback. Però tra qualche errore un po' abbozzato nostro e qualche investimento loro, e soprattutto che il GP non è affatto facile, perché, cioè, come vedete adesso di nuovo la gomma è morta. Perfetto, mamma mia, stiamo macinando come dei cinghiali. Perché i cinghiali macinano? Non lo sapete, ma il parco chiuso comincia a popolarsi con i protagonisti della gara. Ma prima guardiamo rapidamente la classifica finale. Mamma mia, altri puntoni, altri puntoni. Vai così, iniziamo a macinare vantaggio su Callio. Perfetto. Ah, anche i fans aumentano a dismisura. Ecco i suoi festeggiamenti completamente meritati. Ha saputo imporre un gran ritmo alla gara e nessuno è stato in grado di tenere il suo passo. A giovani, vediamo un po'. Adesso ci mancano 7 GP. Abbiamo 29 punti di vantaggio, quindi vediamo un po', dai. Forse non dal prossimo, dal successivo potremo provare a mettere difficoltà reale, dai. Che qual è il GP successivo? Andiamoci direttamente. Silverstone no. Magari da Misano, anche se Misano non è semplice. Però dai, forse ci facciamo gli ultimi 6 con difficoltà reale. Vediamo se riusciamo comunque a mantenere il nostro primato del campionato del mondo. Perché, cioè, comunque stiamo giocando a difficile, a fisica pro, quindi non è che ci stiamo proprio rilassando. Però per rendere qualcosa un po' più, qualche gara magari più cazzuta, proviamo a mettere reale. Vabbè, sempre prima posizione, come sempre siete. Vabbè ragazzi, allora noi ci vediamo con il prossimo video di MotoGP 13. Riprenderemo qui con il GP di Silverstone. Perfetto, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, mettete un bel mi piace, commentate e ci vediamo alla prossima con MotoGP. Un saluto a tutti da quel tale Ale.